Nella serata del triangolare di Teramo la nota amara per il Pescara è arrivata dall'infortunio del difensore centrale Emanuele Pesoli. Per il giocatore biancazzurro potrebbe trattarsi di una lesione muscolare. Lo ha confermato anche mister Baroni. Se così fosse, l'ex giocatore del Carpi rischierebbe uno stop di un mese e mezzo. Per la società biancazzurra a questo punto, nonostante la presenza in organico di Zuparic, Ćosić e Del Fabbro, potrebbe rendersi necessario il ricorso al mercato per ingaggiare un altro difensore. E al termine del triangolare del Bonolis, mister Baroni è apparso rammaricato per il forfè del 34enne difensore. Il tecnico adriatico guarda però avanti e pensa agli altri ravvicinati impegni estivi. Il tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini promuove la sua squadra e fa lo stesso anche il trainer del San Nicolò Massimo Epifani. Dalla dinamica e dal dolore che ha sentito dovrebbe essere una lesione, vediamo magari il grado di lesione, ecco, ora, però occorrono degli accertamenti per vedere questo. Insomma, la dinamica è stata la gamba di richiamo, molto probabilmente potrebbe essere una lesione, vediamo. Questa è una squadra che ha cambiato l'enormità di giocatori, stiamo cercando di ricostruire. C'è ancora qualcosa da fare, lo sapete. E la squadra, queste partite ci servono anche, sono partite interessanti perché giochi contro squadre che hanno ritmo, ti mettono sotto pressione proprio nel ritmo di gara e quindi ti servono proprio per andare anche un pochettino fuori giri rispetto a quello che è ora il nostro passo, perché abbiamo dei carichi di lavoro pesanti e quindi ci servono più dal punto di vista del minutaggio. Poi il primo tempo chiaramente era una squadra che insomma c'erano veramente molte defezioni, tanti ragazzi che anche un po' fuori ruolo, no? Quindi il secondo tempo alcune cose interessanti, altre ma è normale, insomma, ecco, è normale, c'è da lavorare. Hanno dimostrato le loro potenzialità che io conosco, e diciamo che Diakité starà al 40% per quello che può essere, diciamo, le sue capacità. C'è un giocatore molto molto fisico, molto, diciamo, esplosivo, quindi ha bisogno un pochettino di tempo per trovare la migliore condizione, però insomma penso che se l'è cavata abbastanza bene anche lui oggi. Beh, Donnarumma, la Padula sono giocatori importanti per noi, buon aiuto. Io l'avevo lasciato 2 anni fa e oggi l'ho rivisto, è un piacere vederlo e penso che faccia piacere anche alla gente di Teramo. Io sono molto contento di stasera perché dopo 9 giorni di allenamento affrontare 2 squadre del genere molto, molto più avanti di noi, ma sia per categoria che per tecnica, secondo me abbiamo fatto usciamo fuori da questo triangolare molto contenti che il lavoro vuol dire che sta continuando bene, perché continuiamo un lavoro già partito l'anno scorso, e sono contento dei nuovi perché si stanno inserendo veramente molto velocemente.